Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia. Tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. E oggi, ragazzi, abbiamo un ospite super speciale di psicologia, di crescita personale. Parleremo con praticamente il padre del podcasting per quanto riguarda la psicologia di tutta Italia. Sto parlando di Gennaro Romagnoli. Esatto, quando dici Gennaro Romagnoli sostanzialmente stai dicendo anche Psinel. Cos'è Psinel? Beh, è il suo podcast, che è praticamente il primo podcast in Italia storico, una pietra miliare del podcasting, che per la prima volta parlò di psicologia e crescita personale così sul web attraverso l'uso della voce, così come faccio io attraverso questo podcast. Quindi se ascolti Liberamente probabilmente avrai anche ascoltato qualche episodio del podcast di Gennaro. Se non così non fosse, beh, vai a cercare Psinel e recupera tutti gli episodi, che sono veramente tantissimi. Ma prima ascolta l'episodio di oggi, perché Gennaro sei stato ospite delle nostre interviste di Liberamente Live, che tutte le menti libere iscritte al canale Telegram hanno come, diciamo, servizio plus. Ecco, se è la prima volta che passi da queste parti e non sai cos'è il canale Telegram segreto privato delle menti libere, beh, sappi che è il luogo dove c'è la possibilità di vivere questo podcast a 360 gradi, e per entrarvi è sufficiente scrivere al mio contatto personale Matteo Neroni la frase "sono una mente libera", e da quel momento in poi anche tu poter partecipare alle interviste in maniera totalmente gratuita e integrale, completa, e poter fare anche le tue domande dirette all'ospite, così come hanno fatto tutte le persone che si sono collegate con Gennaro Romagnoli. Ma in questo episodio ti darò tutta una, diciamo, un minutaggio bello corposo di questa intervista, in modo tale che anche tu che ascolti questo podcast possa prendere spunto e valore da Gennaro. Ecco, io credo profondamente nella collaborazione, non solo tra professionisti del mio settore, psicologi e psicoterapeuti, ma anche tra noi podcaster. Ecco, quindi mi prendo questa responsabilità ad oggi di collegare anche altri miei colleghi che stanno comunicando nel digitale per portarli direttamente nelle tue orecchie, e da quel momento in poi essere un elemento in più per te, per la tua crescita personale, per il tuo miglioramento costante. Bene ragazzi, però non perdiamo altro tempo, andiamo ad ascoltare l'episodio di oggi, dove appunto Gennaro ci racconta meglio che cos'è la PNL, qual è la differenza tra PNL e psicologia, se corrispondono, se sono qualcosa di diverso, o che cos'è la meditazione, la mindfulness, insomma qual è il lato oscuro della meditazione, quali sono le giuste avvertenze che dobbiamo tenere presente quando meditiamo per la prima volta, qual è il rapporto tra meditazione e autostima. Insomma, ce n'è veramente di tanto da ascoltare oggi in questo episodio. Perciò ragazzi, non perdiamo altro tempo, entriamo nel cuore anche di questo episodio e scopriamo direttamente dalla voce di Gennaro Romagnoli che cos'è la meditazione e come può aiutarci nella nostra crescita personale di tutti i giorni. Sono Gennaro Romagnoli, sono uno psicologo, psicoterapeuta, e da tanti anni sono online, diciamo così. Nel 2004 ho aperto un mio piccolo gruppo di Yahoo per parlare con le persone, con i nostri colleghi, che quando io gli parlavo di ipnosi, di meditazione, mi dicevano: ascolta, sta roba qua
lasciala all'antichità della psicologia, su tutte cazzate, abbandonale, abbandonale. E allora io cercavo delle persone che potessero interloquire con me su questi temi. Parto con Yahoo. Nel 2007 entro in un'associazione, praticamente facevamo corsi, loro mi dicono occupati del sito, io inizio a occuparmi del sito e da lì a poco, nell'agosto di quell'anno lì, apro per esperimento un blog, Psynel, che aveva un nome terribile, pnl-ipnosi.blogspot.com, me lo ricordo ancora perché l'ho Facilmente tenuto. memorizzabile. Esatto. E niente, così intorno al 2008-2009 penso che devo fare qualcosa di diverso e apro una specie di piccolo podcast che io chiamo Proto Podcast, che si chiamava Audio Newsletter, dove io facevo l'audio e lo caricavo sul mio host. Poi, nel 2012, inizio a pagare migliaia di euro per tenere in vita il mio host perché gli audio pesavano, ok? Gli audio Certo. pesavano e scopro Spreaker. Non solo scopro Spreaker, scopro che attraverso Spreaker posso mandare il mio podcast sul podcast e diventare un podcast vero. E quindi nel 2013 più o meno nasce il mio piccolo podcast, che poi ha avuto varie sventure, poi se vuoi ne parliamo. Una volta, 3 anni fa, l'ho cancellato completamente per sbaglio, sono dovuto ripartire da zero, cioè cose del genere. Ecco. Certo, e pensa che Gennaro c'è proprio una domanda di un ascoltatore che non riuscirà ad essere presente qui in diretta con noi, che ti ha proprio fatto questa domanda qui. Quindi è anche un tuo fedele ascoltatore, ma te la faccio più tardi. Intanto andiamo con ordine, che sostanzialmente quando dici Gennaro Romagnoli, dici Psynel, esattamente come stavi descrivendo benissimo tu, un pochino la tua storia, e quindi no, che oggi è il primo podcast in Italia di psicologia e di crescita personale. Ecco. Quindi Psynel sta, correggimi se sbaglio, un po' una forma di acronimo, no, di programmazione neurolinguistica. Allora, la prima domanda che ti faccio è: che cos'è la programmazione? Psicologia neurolinguistica, scusami. Psicologia neurolinguistica. Certo, è giusto, sei il padre, è una tua creatura, quindi è giusto che il nome sia corretto. Quindi ti volevo chiedere, che cos'è la programmazione neurolinguistica per chi non sapesse proprio di che cosa si tratta e perché hai scelto proprio questa, diciamo, questa tematica, questa branca della psicologia, poi ci arriviamo magari, appunto, per cominciare il tuo progetto di comunicazione online. Allora, la storia. Allora, ti faccio una via di mezzo tra la storia lunghissima e la storia cortissima, una via di mezzo. Ok. Allora, diciamo che io al mio primo anno di psicologia vengo catturato dalla PNL. Un mio caro amico, che è anche un nostro collega, che si chiama Manuel Mauri, era quasi all'ultimo anno. Manuel, io ero al primo anno di psicologia, arriva e lascia, io lo dico in modo quasi aneddotico, ma è vero, lascia al mio compagno di bagno, perché ero in una casa dello studente dove c'è che dove eravamo praticamente in due a condividere un bagno. Il mio compagno di bagno era diciamo così, in corso con Manuel, e Manuel gli dice: ascolta, leggiti sto libro, Usare il cervello per cambiare. Il mio compagno di bagno non se lo legge, ma lo lascia in bagno e lo leggo io. E io mi ricordo, ero lì che studiavo un po' dinamica, quindi no, Freud, le fasi orali, anali e tutta quella roba complicata. Leggevo sto libretto e io in quel periodo avevo paura dei fuochi d'artificio. E dentro sto libretto c'è un gioco per le fobie. Io lo faccio, torno a casa a Capodanno e non c'ho più paura dei fuochi d'artificio. E dico: che cacchio è successo? Allora, questa cosa spacca in due il mio percorso universitario, perché ero super convinto di voler fare il clinico. Il clinico proprio per me era proprio, sai, l'aspetto freudiano, Freud, Papa Freud, l'avevo letto alle superiori, ero appassionato, eccetera. Però più leggevo sta PNL, più dicevo: qua c'è qualcosa di molto interessante. Poi avanti faccio i miei studi, faccio un master in PNL prima di laurearmi. Il docente di questo master mi invita a lavorare con lui, cioè mi ha portato subito fortuna questa PNL, per intenderci, perché io ho appena finito, tra la fine dell'università e l'esame di Stato, avevo già un lavoro. Cioè, questo mi fa: vieni da me, io ho un ambulatorio, non io, ma una mia collega, iniziamo a fare corsi, iniziamo a fare prima coaching, poi vediamo da cosa nasce cosa. Allora io continuo a studiare quella roba lì, mi appassiono, tanto che poi vado a fare la scuola di specializzazione in ipnosi ericksoniana. Per chi non lo sapesse giusto che cos'è la PNL è una specie di Bignami,
della psicologia, di un certo tipo di psicologia. E praticamente questi furboni si sono trovati nel momento giusto, al posto giusto, anni 70, Palo Alto, nel momento di esplosione di un'altra psicologia, non più fondata sulla filosofia, sull'esistenzialismo, ma fondata invece su un paradigma unico, la comunicazione. In particolare, partendo dal Mental Research Institute di Palo Alto. Infatti, uno dei suoi co-creatori, Bandler, era molto amico di Gregory Bateson. Iniziano a fare questa cosa e, ovviamente, da bravi furbacchioni americani, appena capiscono che, facciamo conto che in quel periodo già il cognitivismo non c'era ancora, cioè stava nascendo. Quindi l'idea di poter manipolare le immagini mentali, i contenuti interiori, era una roba fuori di testa per questi personaggi. Prendi un'immagine, spostala, falla più piccola, sembrava una roba fantascientifica, prima ancora di avere degli schermi con cui giocare. E loro iniziano a studiare sta roba, io me ne innamoro, finché ovviamente non inizio a usarla per curare le persone. E lì mi rendo conto che non funziona. O meglio, funziona fino ad un certo punto. E soprattutto che si tratta di un bignami. In realtà me ne ero già reso conto che fosse un bignami durante i miei studi. Allora, a quel punto, per unire insieme in realtà in tutto questo processo, scelgo un nome del mio blog bruttissimo, Psicologia Neurolinguistica, e li appiccico insieme, mettendo insieme la mia passione per la psicologia e della neurolinguistica, che contiene le tecniche di cambiamento di Palo Alto, l'ipnosi ericksoniana, detto in modo molto semplicistico. Poi, mentre facevo tutte le mie ricerche, così inizio a scoprire che tanto la PNL ha al suo interno un. La PNL è così, la PNL è la poltrona di un dentista che costa milioni di euro, è la poltrona di un dentista davvero bellissima, con tutti gli strumenti che potrebbero essere immaginati da un bravo cognitivista degli anni 70. Dentro c'è un po' di Beck, un po' di Ellis, dentro c'è un po' di tutto molto utile e pragmatico. Però se tu non sai la differenza tra una carie, un dente, eccetera, fai dei danni giganteschi. Ed ecco perché a un certo punto io ho iniziato a dire, ok, sai, all'inizio mi sentivo un po' poco umile nel dire, secondo me la PNL non funziona così. Poi però studia, 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 allora ho capito, ho detto, no, non è che io sono poco umile, sono loro, o meglio, chi sviluppava la PNL al periodo che non aveva gli strumenti della psicologia per capire che quella era solo una poltrona del dentista, che avere il trapano non significa saperlo utilizzare. E allora da lì inizio a modificare un po' le mie cose, a fare una specie di ricerca a cielo aperto, che è il mio blog, sul quale ho scritto tutti i giorni, per almeno 4 anni, tutti i giorni, dove scrivevo anche questa roba qua. Poi non ce l'ho qual caschetto, sì, ce l'ho. Aspetta, questa è bella, interessante. Poi mentre studiavo l'ipnosi, stavo finendo la mia scuola di ipnosi, mi ero appassionato di analisi, come, di biofeedback avanzata e mi sono comprato un oggetto del genere. Che Accidenti. è un caschetto che al periodo costava un occhio della testa con 14 elettrodi, che è provato a livello di paper scientifici che riproducesse l'elettroencefalogramma. Mentre compravo questo, ero nella libreria Aleph di Milano, che è una libreria che parla solo di psicologia, fermata Limena, perché non guadagno niente, ma è molto carina. E poi a un certo punto che succede? Che io prendo un libro in mano con scritto Mindfulness. Siamo nel 2009 più o meno, 2008-2009. Io già facevo delle pratiche di meditazione, di autoipnosi, di ipnosi. Prendo sto libro e mentre torno in treno da Milano a Padova, inizio, leggo il primo paper che mi capita sotto gli occhi, è uno di Richard Davidson, nel quale lui dice: se tu pratichi questa roba per 8 settimane, ti cambia la corrente elettrica del cervello. Ora, lasciamo stare le specifiche, le aree, che succede. Allora io provo questa cosa qua, vedo effettivamente che riesco a notare questa lateralizzazione, dico, porca zozza, ce l'ho lateralizzata male, quindi se medito per 8 settimane, sta a vedere che mi si cambia la lateralizzazione. Allora mi metto qui. Inizio a meditare tutti i giorni, seguendo prima un audio, poi facendo dei corsi, ma prima seguendo l'audio di Kabat-Zinn, contenuto nel libro Mindfulness al di là del pensiero attraverso il pensiero. Mi metto lì, medito, medito, medito. Sto coso non funziona. Accidenti. Cioè, no, non rileva alcun cambiamento, insomma. Non è che è una sola, ma quasi. Io ridendo ogni tanto lo racconto a Matteo, che chiamavo l'assistenza in inglese. E dicevo, guardi che non funziona l'elettrodo numero 5. E lui diceva, deve spostare i capelli. E io dicevo, no, guardi, io
Non ce li ho i capelli, signora. I'm Bolt, dicevo, che sembro il corridoio, il corridore. I'm Bolt, no? Sono pelato, cercavo di dire. Lei non mi capiva. Vabbè, comunque, per fartela breve, invece di dopo 8 settimane la corrente non era cambiata, ma ero cambiato io. C'era qualcosa di diverso in quella roba che stavo facendo, di profondamente diverso rispetto a tutte le tecniche che avevo utilizzato in precedenza. Per spiegarla un po' a chi ci sta seguendo, magari non riesce a capire questa differenza nella PNL, ma anche in un approccio cognitivista, o in un approccio molto più che si basa sugli schemi mentali che sono tra lo stimolo e la risposta, si utilizza molto contenuto, si analizza il contenuto del pensiero e si cerca di manipolare per quanto possibile il contenuto di quel pensiero. Un esempio sono il reframing, le ristrutturazioni, cercare di vedere il positivo, diciamo in modo così. Nella PNL prendere delle immagini, sostituirle. In altre parole, se adesso io chiedo a chi ci sta guardando di chiudere gli occhi, immaginare una bella spiaggia, vedere i colori, eccetera, dentro di loro riprovano sensazioni molto simili a stare in spiaggia e questo ha tutti dei benefici e delle modalità di utilizzo nel nostro campo, nel campo clinico. La Certo, meditazione, vai, vai, vai. no, perdonami, dicevi la Finisco meditazione? questa parte qua. La meditazione invece è senza contenuti. Consiste nell'osservare ciò che emerge e questa cosa mi sorprese. Io iniziai a stare sempre meglio finché poi decisi di approfondire e poi non ho abbandonato l'aspetto, non è PNListico, io lo chiamo ericksoniano, non ho abbandonato l'aspetto ericksoniano neanche quello cognitivista perché a me piace, sono appassionato di tecniche psicoterapiche anche molto diverse e niente, alla fine ho creato una specie di ibridone, ecco che rimane un. Che ancora funziona e aiuta tantissime persone, perché insomma, devo dire che il tuo lavoro nel digitale ha portato beneficio a tantissime persone, insomma, no? Che magari in altra epoca non avresti potuto raggiungere. Ti volevo dire una cosa, Gennaro, che io personalmente valuto la grandezza di un uomo nella sua capacità un pochino anche di rimettere un po' in discussione le sue convinzioni. E tu in un'intervista, io mi sono un pochino oggiato un po' nel web, in un'intervista con un nostro collega che è Flavio Canistra, tu affermi che in qualche modo un po' la PNL non è più il tuo amore, no? Come giustamente ci stavi dicendo prima. Allora ti volevo chiedere, per far chiarezza alle persone che in qualche maniera possono far confusione tra PNL e psicologia, un pochino come dicevi tu prima, cos'è che della PNL va guardato con un occhio critico maggiore, secondo te? Allora, l'idea di poter cambiare i tuoi contenuti interiori in vista di un outcome migliore. Faccio un esempio. Se ad esempio un cliente, mettiamo non in campo clinico, mettiamo uno sportivo, mi dice che nella sua testa, prima di fare il servizio, immagina una cosa brutta, mettiamo che immagina uno spirito, adesso dico delle cavolate un po' estreme, ma immagina uno spirito nero. Io potrei chiedergli di immaginare che arrivi uno spirito bianco che cancella lo spirito nero, oppure prendere questa immagine e modificarla, manipolarla. A furia di farlo, dovrei poter modificare le associazioni automatiche mentali della persona. In taluni contesti funziona questa situazione qui, però quando si tratta di disagio non funziona, si tramuta in un evitamento. La persona inizia a creare un insieme di seghe mentali che in realtà diventano il problema stesso, al punto tale che posso assicurarti che, ora non posso fare nomi, ma io ho conosciuto tantissimi trainer internazionali di PNL, compreso il creatore della PNL, Bandler, e posso assicurarti che in quel campo lì è pieno di gente molto molto strana, cioè, per non... cioè pieno di gente, Ho voluto che lo scusate. dicessi tu, no? Nel senso Ti faccio un che. esempio, facciamo un esempio. Nella PNL c'è una tecnica presa dal cognitivismo, o meglio dal comportamentismo, che sarebbe l'ancoraggio, che è una tecnica di condizionamento, potremmo dire, pensa una cosa bella, stringi un pugno, pensa una cosa bella, stringi un pugno, dopo un po' di tempo stringi solo il pugno e ti senti bene, come se riaccedessi a quelle sensazioni, detto in modo super semplicistico. Ecco, io ho conosciuto trainer internazionali di PNL che prima di salire sul palco, aspetta che salgo. Oddio Aspetta, santo. che sai, ho detto, ma che roba è questa? Cioè, cioè, hai capito? Cioè, che Sì. avevano tutto. In realtà, cosa succede? Che loro hanno confuso un rituale di preparazione, che potrebbe essere quello che fa uno sportivo ascoltando una musica, oppure
facendo tutti quei gesti scaramantici con il condizionamento, quasi convinti che se mi schiaccio l'orecchio davvero accedo a quelle risorse. Hanno confuso quello che può essere un prime, lo chiameremo oggi a livello accademico, cioè una struttura che ci consente di entrare e attivare altre strutture associative nel cervello con un condizionamento. Un priming significa che facilita l'entrata in quello stato, non significa che tu entri necessariamente in quello stato. E tutte Certo. queste piccole cose, adesso questa è molto tecnica, però evitamento, poi ovviamente marketing a manetta, contro marketing, contro i poveri psicologi. Se tu prendi la metamorfosi terapeutica, usare il cervello per cambiare, Bandler ripete ogni 10 pagine, scrive quando queste cose saranno conosciute nel mondo, la psicologia non avrà più senso di esistere. Ma ovviamente è come se io scrivessi un libro di storia e dicessi: quando la gente conoscerà questi fatti storici, la storia non avrà più senso di esistere. Cioè, loro come contromarketing sono stati dei geni del. C'è un modo di. Da polarizzazione del marketing, crea un nemico, il nemico è la psicologia, Certo. anche se io parlo di psicologia, cioè questo è il paradosso. Io parlo di psicologia, ho preso tutto dalla psicologia, dichiaro di aver preso tutto dalla psicologia. E poi dico, quando se conosceranno questa cosa psicologica, la psicologia non ci sarà più. E tu dici, scusa, ma. Certo, no, è proprio il concetto, no, di dividi ed impera, mi sembra, no? È il detto latino, per cui trova il tuo nemico, dividi e sarai, diciamo, in qualche maniera visto positivamente come il portatore della salvezza. Ed è chiaro quello che dici. Guarda, io vado subito con le interazioni che arrivano, perché innanzitutto ringrazio coloro che ci stanno vedendo in questo momento e anche invito a interagire con noi, perché sia io che Gennaro non siamo qui per mordere, ma siamo qui per condividere, insomma, per riflettere insieme sul tema, ovviamente, della mindfulness, della meditazione, e adesso piano piano ci arriviamo. Intanto volevo condividere la domanda di Carmela, che dice: forse è fuori contesto, ma ci provo. Vediamo, Carmela. Allora, si può dimenticare più velocemente un amore con una tecnica mentale o mindset specifico? È una bella domanda. Allora, sicuramente la perdita di un amore è come un lutto. Cioè, io la paragono spesso a un lutto, anzi, per me è un lutto peggiore del lutto, nel senso che il lutto è terrificante, ovviamente. Però il lutto della perdita di un amore è più profondo, perché l'amore esiste ancora. Non è che quella persona non la vedi più, te la ritrovi al bar, te la ritrovi sul lavoro, te la ritrovi anche altrove. Certo. Quindi sicuramente una tecnica che potrebbe, tutto ciò che facilita l'elaborazione di un lutto potrebbe facilitare ravvelocizzarsi dell'elaborazione di un amore. Ovviamente senza aspettarsi che ci sia una bacchetta magica. Tipo, esempio di una tecnica per il lutto potrebbe essere il semplice mettersi lì e scrivere, cioè quindi dedicare dello spazio a quella sofferenza. Quindi invece di scappare via dalla sofferenza, che è quello che faremmo tutti, non ci voglio pensare, vado al cinema, andiamo a farci un giro, eccetera. Ok, va bene, però in più puoi trovare uno spazio piccolo da dedicare a quella cosa lì. Io solitamente invito le persone ad ascoltarsi una puntata del mio podcast che si chiama Scrittura Espressiva, che è una tecnica facilissima di scrittura, è la 217 del podcast, la so a memoria perché me l'hanno chiesta talmente tante volte che me la ricordo, e che consiste semplicemente nello scrivere a manetta per un quarto d'ora, per 4 giorni di seguito, insomma, cercate James Pennebaker, è la tecnica più semplice e più potente che forse abbia la psicologia oggi, ecco. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, arriva anche la domanda di Guglielmo Ercole De Simone, che chiede: qualche autore che metta pace tra il dissidio tra PNL e psicologia per i non addetti ai lavori? Beh, ma ce ne sono tantissimi di autori che mettono pace tra queste cose qui. Adesso io ne parlo così perché io arrivo da un momento davvero pionieristico della PNL. Fate conto che quando io ho fatto il master in PNL, che sarà stato il 2002, se va bene, addirittura ci facevano firmare dei fogli, per intenderci, affinché noi non insegnassimo quelle cose all'esterno, cioè eravamo davvero in una setta, cioè eravamo davvero in un luogo, cioè no, non puoi spiegare gli Slayton Mouth agli altri perché sono delle tecniche che poi se loro li conoscono, peggio di noi psicologi, che hai capito, l'articolo 21 non puoi insegnare la psicologia ai non psicologi, no? Amenità del genere, poi ne abbiamo aggiustato in questi anni, però semplicemente non c'è alcuna battaglia, la PNL è psicologia. La battaglia, semmai, è nel mettere nella giusta prospettiva quell'intuizione, perché la PNL contiene molte intuizioni, Certo, tutte assieme. hai un nome, un titolo da Certo, consigliare, Guglielmo? Stephen Gilligan
Steven Langton. In particolare, Langton ha scritto un libro bellissimo che si chiama Magia in pratica, c'è ancora in italiano, e un altro che è introvabile che si chiama La risposta dall'interno, che mette benissimo in fila PNL nella sua struttura realistica, perché le tecniche di PNL che funzionano operativamente sono essenzialmente ipnosi ericksoniana, detto in altre parole. Certo. Allora, Gennaro, tu, come dicevi anche tu all'inizio presentandoti, nasci come un appassionato di ipnosi, ok? Poi hai raccontato anche un po' di come sei arrivato ad appassionarti alla meditazione e alla mindfulness. Anche qui, secondo me, c'è tanta mondanità anche in questo campo. Allora, ti volevo chiedere per portare ordine e chiarezza anche a chi ci sta ascoltando: meditazione e mindfulness sono la stessa cosa? E Allora, diciamo che. se non lo sono, in che cosa si differenziano? Allora, sono due nomi, diciamo così. Sono due nomi che possono essere usati in modo interscambiabile, ma effettivamente meditazione. Partiamo dal presupposto che meditazione non vuol dire niente in nessuna lingua. Cioè, in italiano meditare significa pensare a qualcosa intensamente, tipo meditaci su. Ok? In Oriente, se tu dici meditazione, ridono perché in orientali non la chiamano meditazione. Pertanto, in realtà, meditazione è un cappello gigantesco, come dire psicoterapia. Tu fai lo psicoterapeuta? Ah, sei come me. Dipende, che scuola hai fatto? E poi sono scuole anche antitetiche tra di loro, per cui anche in questo ambito qua. In particolare, esiste un tipo di meditazione che si chiama Vipassana, che sarebbe della tradizione Theravada, che è stata, tra virgolette, quella che comunemente viene individuata come la tecnica che ha utilizzato il primo Buddha, Sakyamuni, Gautama, per illuminarsi. Il primo Buddha non è, per chi non lo sapesse, non si è mai professato come un dio, un essere illuminato o un profeta. Il primo Buddha era uno psicologo. Adesso ve lo dico in modo molto, molto semplicistico. Quando questo primo Buddha tenta l'esplorazione, la storia del Buddha, se posso in un minuto, la racconto, è come San Francesco. Buddha è un ricco trentenne che sta in questo castello coperto dalle sfighe del mondo. Un giorno, nella leggenda, fa un giro fuori con un cocchiere e vede un uomo che sta male, un uomo e va incontro, vede che c'è della sofferenza. Allora dice: io voglio passare la vita ad aiutare i sofferenti. Allora inizia un percorso di addestramento e quell'addestramento lì era proto-religioso, quindi inizia con le tecniche yogiche dell'induismo. Quindi stai concentrato, mettiti nella posizione sacra, frustati, man non mangiare più, eccetera. E lui dice: io le ho provate tutte per un po' di anni e nessuna di queste mi ha mai dato nulla. Dice: ce n'è una molto interessante. Seguire il mio respiro. Perché? Perché il mio respiro è l'unica cosa che c'è davvero. Cioè, in questo momento, l'unica cosa di cui io posso essere certo è la sensazione dell'aria che entra e che esce. Punto. Una specie di cogito ergo sum, fatto con la sensazione del respiro. Dice: allora mi siedo qua nella leggenda e osservo il mio respiro e vedo che cosa succede. Si mette sotto il famoso albero del Bodhi, dopo un tot di giorni, adesso 40 giorni, 4 giorni, ognuno c'ha la sua, lui inizia a tirare fuori le sue quattro nobili verità. Inizia a dire: tutto è impermanente, tutto scorre. Tra l'altro è divertentissimo perché nello stesso periodo in Grecia Eraclito dice esattamente la stessa cosa. Dice, sembra che si siano incontrati in un qualche modo, no? E dice: la realtà è sofferenza, eccetera. Però quando lui parla di sofferenza, non intende sfiga. Uno dice: ma scusa, ma che brutto discorso è questo della sofferenza? No, lui intende insoddisfazione. Dukkha lo chiama lui in pali. Dukkha significa insoddisfazione. Dice: la gente è insoddisfatta. Tu domani vuoi ottenere quel posto di lavoro, lo ottieni e poi sei felice? No. Insoddisfazione. Dopodomani vuoi comprarti la macchina più bella, la compri, sei felice? No, perché dopo un po' riarriva l'insoddisfazione. Allora lui dice: ci deve essere qualcosa. Inizia a capire delle cose, che quando noi osserviamo il presente, iniziamo, ci attacchiamo alle cose belle. Gli occhi chiusi mi passa davanti l'idea della bella chiacchierata con Matteo, dico: oh, che bello, faccio una bella chiacchierata con Matteo e mi attacco a questo. E lui dice: non va bene perché crea dipendenza, nel senso che ogni volta che io chiudo gli occhi, se non mi risento come quando ho pensato a Matteo, non mi sento che sto facendo la cosa giusta. Oppure evitamento, penso a quel momento brutto della mia vita, non lo voglio. E allora sviluppa una tecnica semplicistica, semplicissima di osservazione del momento presente,
per continuare a stare in mezzo a questo gioco tra contenuti che ci ammaliano, che ci attirano e contenuti invece che ci spaventano e ci fanno evitare. In queste due spinte qui c'è la pratica della meditazione. Negli anni 70, tu fermami se parlo troppo, che sono Sì, anche chiacchierone. perché no, più che altro perché arrivano anche domande, però dimmi, negli anni Ok. 70? Negli anni 70 dei nostri colleghi cercano di capire come funziona, solo velocissimo, cercano di capire come funziona la depressione, scoprono che alcune persone molto sfortunate che hanno avuto più ricadute nella depressione fanno molta fatica a uscire dalla depressione e trovano il vero problema. Il problema è il rimuginio, il fatto che pensano continuamente a pensieri negativi. E allora tentano delle tecniche, prima di derivazione psicoanalitica, come il decentramento, cioè pensare ad altro, distrarsi, detto in altre Sì. parole. E poi arriva Kabat-Zinn che dice: ma guardate che c'è una roba simile, si chiama meditazione, possiamo provarla. La provano e risolvono quel problema lì. Ecco. Ottimo, c'è Vanessa che nel frattempo chiedeva in Oriente come è chiamata la meditazione? E con i nomi delle tradizioni, Vipassana, ok? Cioè, quindi non, sì, con il nome della tradizione stessa. È come dire fai karate. Se tu vai in Oriente non è che ti dicono arti marziali, ok? Fai Certo. karate, fai kung fu, fai quelle robe lì. È essa stessa una filosofia di vita. La filosofia Theravada è essa stessa un cammino. La chiamano nobile verità, il cammino del risveglio, il cammino dell'illuminazione. Hanno molti nomi pittoreschi per descriverla. Certo, tra l'altro Carmela ti ringrazia insomma per la risposta che gli hai dato prima e dice ho anche comprato il tuo libro Jen, è molto bello e mi sta aiutando molto, sono proprio al capitolo della scrittura espressiva e sto consumando chilometri di carta, continuerò. Bene, bene Carmela, ottimo. Allora, io volevo farti una domanda, Gennaro, che impatto ha, anzi perché dovremmo meditare, prima di Perché tutto? siamo costantemente vittime delle illusioni della nostra mente che non derivano da noi, ma derivano dal mondo che ci circonda. Quindi l'aspettativa che ho nei confronti di quell'attaccamento di cui parlavo deriva dalla mia aspettativa e la mia aspettativa deriva dalla società, dal fatto che io mi paragono necessariamente con gli altri. Non è, sai quando ti dicono smettila di paragonarti? È impossibile perché tu devi avere un metro di riferimento nella vita e quindi necessariamente ti paragonerai continuamente. Ma tale paragone, come sappiamo bene sui social, in questi luoghi qua, possono portare a problematiche profonde. Illudersi che per essere davvero felici bisogna fare milioni di euro, oppure illudersi e quant'altro. Quindi siamo in una società che è molto propensa a il modo di pensare, che pensa che la felicità sia quella roba lì, cioè raggiungere qualcosa, diventare famosi e quant'altro, quando in realtà nella meditazione troviamo un modo completamente diverso di vedere questo, dove può essere, ed è anche pericoloso, attenzione, cioè anche nella meditazione c'è un pericolo. Uno dei pericoli più grandi della meditazione è quello che a un certo punto pensi: io non ho bisogno di niente, non ho bisogno del mio lavoro, non ho bisogno dei miei amici. Non ho bisogno, io per vivere bene, io potrei andarmene nella caverna, nella fantomatica caverna, a farmi i cazzacci miei dove sto bene, ok? E in realtà è un errore, perché anche quello lì è un abbaglio dell'ego, chiamiamolo così. Infatti, Gennaro, ti volevo chiedere, no? Si parla tanto dei benefici che esistono a seguito di una pratica meditativa costante nel tempo, però esiste quindi un lato oscuro della meditazione? È Assolutamente sì. quello Beh, che primo, dicevi tu prima o ce ne sono altri? ce ne sono altri legati alla convinzione che la meditazione sia un'autoterapia e che quindi io possa curare depressione, ansia, attacchi di panico meditando. Ve lo posso assicurare, non è così. La meditazione è come andare in palestra. Cioè, andare in palestra può far bene alla schiena, certo. Bene alla schiena, se tu vai con un personal trainer che ti dice esattamente cosa devi fare, soprattutto quando non ti fa male la schiena. Se ci vai che ti fa male la schiena e magari senza personal trainer, fa dei danni, è molto probabile che tu faccia dei danni. Stessa cosa vale per la meditazione. Chi si avvicina alla meditazione? Io ho avuto la fortuna di avvicinarmi alla meditazione per un esperimento personale, non perché avevo delle problematiche. Questo mi ha portato fortuna, tra virgolette. Poi c'ho anche io i miei problemi come tutti, non sto dicendo di essere santo, tranquilli. Ma quello che intendo è che se tu hai gli attacchi di panico e hai letto che la meditazione fa bene, ti metti a meditare, gli attacchi di panico raddoppiano perché tu
diventi più consapevole. E visto che l'attacco di panico solitamente è un disturbo del controllo, della consapevolezza, ecco che hai fatto la frittata. Oppure se sei particolarmente triste, idem, stai più attento a quelle triste. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast in compagnia di Gennaro Romagnoli, veramente questa pietra miliare del podcasting e della psicologia in Italia. Per me è stato veramente un onore poterlo intervistare, ma soprattutto poterlo portare all'interno del nostro podcast, questo luogo così bello per la nostra crescita personale, per il nostro miglioramento costante un giorno dopo l'altro. Ecco, ascoltando un episodio dopo l'altro, beh, anche tu puoi continuare a coltivare la tua crescita. E oggi Gennaro sicuramente ha condiviso tanto con noi, ha condiviso ancora di più perché per questo episodio in particolare, per questa intervista particolare, ho addirittura messo a disposizione all'interno del canale Telegram segreto privato delle menti libere delle postazioni totalmente gratuite per venire insieme con me e Gennaro nel privé. Che cos'è il privé? È la prima volta che ne parlo. Beh, il privé è un servizio ulteriore di In Gruppo Lab. È un gruppo di persone, di ascoltatori come te, che stanno facendo un percorso insieme con me laboratoriale, dove possiamo parlare insieme di psicologia e crescita personale, possiamo sfidarci con delle challenge specifiche per la nostra crescita durante il mese, ed è totalmente privato. E loro, questi ragazzi del laboratorio, hanno l'esclusiva di poter avere un privé tutto per loro insieme con l'ospite una volta terminata l'intervista, diciamo quella pubblica. Ecco, e per questa volta, visto che Gennaro insomma è così una figura miliare della meditazione scientifica e del mondo del podcasting e della psicologia, beh, ho voluto regalare delle postazioni totalmente gratuite a tutti coloro che sono iscritti al canale Telegram. Quindi se anche tu vuoi esplorare, vivere questo podcast al pieno del suo potenziale, beh, non devi far altro che venire su Telegram, scrivere al mio contatto personale Matteo Neroni il messaggio "sono una mente libera", e da quel momento in poi anche tu portarti a casa quelle che sono gli extra di questi episodi che ascolti all'interno di Liberamente. Bene, ma andiamo a fare con ordine i ringraziamenti a tutti i finanziatori del podcast. Lo sai, se ascolti questo podcast da tempo, che io amo ringraziare i finanziatori che ogni mese mi danno il loro supporto concreto, fisico, tangibile, economico, che mi permette di continuare su questa onda, su questo sforzo della creazione del podcast. Sto parlando di Alessandro Raso, Lorenzo Chiesa, Lucilla, Alberto Pala, Claudia, Marco Mercuri, Rosanna Golfetto, Sanjo Waco, Paul, Core, Sandra, Simona, Paolo Muntoni, Michele Musano, Alfonso Moschesi, Silvia Spinelli, Massimo Frigo, Barbara Beghelloni, Guglielmo Ercole De Simone, Giovanna Monsurrolle, Tizia Vibbi, Fortuna Marrone, Giovanni Aricò, Valentina Patacca, Francesca Marocco, Valentina Artuso, Giuseppe Gallo, Manuela Farina, Daniele Michetti, Giovanni Delicato, Croce di Michele, Mattia, Federico Murdoc, Andrea Molinari, Robert, Laura, Sara Veltri, Veronica Cardullo, Alessandro, Giacomo Sisca, Davide Derizzo, Fabrizio, Carmelo Conti, Francesco Maggioni, Alessia Cecconi e Antonio Andriollo. Insomma, è grazie a loro che abbiamo questo podcast, ragazzi. Quindi, dopo averli ringraziati, io ringrazio anche te per essere arrivato a questo punto dell'episodio, ti do appuntamento al prossimo episodio, qui con me e sempre su Liberamente, anche se il sound design a volte mi abbandona a metà strada. Va bene ragazzi, un abbraccione e alla... Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente, costruisci e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.